Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando. È sabato, è di nuovo tempo di Pasticciando con il Bando. Buongiorno allo chef. Buongiorno a tutti e tutte e al grande capo Andrea Seci. Andiamo subito nel profondo sud da una... Cos'è? Una food blogger? Food blogger. Orietta sì. è una food blogger. Allora, Orietta, buongiorno, benvenuta. Benvenuti, grazie a voi in casa mia. Ciao. È bello perché poi entriamo nelle case dei nostri ospiti ed è una casa molto colorata. Lo dico sì. A chi ci sta guardando, guardando anche in video, perché siamo alla radio, quindi però mi piace descrivere quello che vediamo. Orietta, sappiamo che tu hai fatto una precisa scelta nell'ultimo anno e mezzo, ovvero sei diventata vegetariana, tu e tutta la tua famiglia. Sì, sì. Quindi sì, stamani esatto. Ci vai a raccontare proprio in questo spazio una ricetta vegetariana. Esatto. Di origine indiana. Mi diceva Ale di origine indiana. Com'è che si chiama? Sì, sì. Samosa. Samosa. Avevo capito. Samosa. Allora, vediamo gli ingredienti. Allora, sono 235 grammi di farina 00. 5 cucchiai di olio di oliva o eventualmente va bene anche di semi di girasole, poi ci sono 10 o 11 cucchiai di acqua e 9 grammi di sale. Questo è l'impasto, diciamo, per la base, la pasta. Poi ci sono gli ingredienti invece del ripieno e sono circa 80 grammi di piselli surgelati da sbollentare, mm-hmm. 3 patate della Sila, io utilizzo quelle perché sono le trovo più saporite. L'importanza dell'utilizzo del prodotto tipico. Assolutamente, quindi se vi trovate in una zona dove fanno delle patate, insomma dalle vostre parti, usate le patate al chilometro zero, che sembra una battuta, però no, nel senso è proprio così. Vai Orietta, scusa. No, prego. Un porro, dello zenzero, della salsa di soia, poi come spezie suggerisco di usare la paprika e un misto di, diciamo, di spezie che si chiama rub me tender. Nel caso invece, se no, si può fare magari aggiungendo della curcuma, insomma un po' di spezie varie. Belle queste spezie, sembrano una canzone di David Bowie. Ma un misto tra Elvis Presley e David Bowie, era una cosa che, parlando di musica. Prego, scusaci, ma noi siamo un po' così, vai pure. Benissimo, quindi vi descrivo il procedimento, insomma, dell'impasto. Certo. Si fa, diciamo, si mette a fontana la farina sulla spianatoia, si aggiungono semplicemente l'acqua, l'olio e il sale e si inizia a impastare fino ad ottenere un impasto piuttosto molle. Dopodiché lo si avvolge nella carta velina, nella velina e si lascia riposare circa 30 minuti, anche se sono di più va bene lo stesso. Okay. Questo procedimento eventualmente si può fare anche direttamente nella planetaria, viene benissimo lo stesso usando magari la foglia per impastare. Dopodiché si sbollentano le patate, se non l'avete già fatto prima, quindi le avete già schiacciate. Si mette una padella antiaderente sul fuoco, si aggiunge un po' di olio, si mette lo zenzero e il porro, lo aggiustiamo appena con un pizzico di sale. Subito dopo aggiungiamo le patate, i piselli che abbiamo sbollentato solo per 8-9 minuti in acqua leggermente salata. Quindi si prepara il tutto, si aggiungono le spezie, si fa saltare il tutto e lo si lascia raffreddare. Quindi riprendiamo l'impasto, lo dividiamo in 8, diciamo in 8 palline, che andremo a stendere poi sulla spianatoia leggermente infarinata, ma veramente leggermente infarinata. Quindi a formare dei dischetti. Esatto, si formano dei dischetti che andremo poi di nuovo a dividere a metà, quindi si fanno prima dei dischetti tondi e poi delle semilune. Okay. Riempiamo queste semilune con diciamo la quantità circa di 2 cucchiaini, anche un po' di più, e li chiudiamo, è proprio il classico, è la classica chiusura delle samose, è un triangolo. Si vanno a sovrapporre tra di loro praticamente gli angoli, si sigillano con un po' di acqua e li mettiamo praticamente su una leccarda, magari foderata con della carta forno leggermente oleata. Vi suggerisco di usare veramente poco olio, sia sotto che poi per spennellare,
e si infornano per un 30-35 minuti a 220 gradi, 220 anche 230, insomma poi si tengono d'occhio, ma vi dico, difficilmente si bruciano e più tempo cuociono più restano croccanti. Sono veramente deliziose, hanno questa crosticina croccantissima all'esterno che mantiene anche nel tempo, anche la sera, cioè dovesse succedere che ne avanzano, cosa che non succede, rimangono comunque croccanti. 16 le mangio da solo, Orietta, io, quindi insomma diventa difficile. Però magari a 17 magari a 17 mi fermo e una ne rimane bella croccante. Va bene. Orietta, hai una pagina Instagram dove i nostri ascoltatori ti possono seguire? Sì, è proprio Orietta Sarresipes. Sono su Instagram, sono anche su Facebook e su Twitter. Ecco. E in più ho un blog. Allora, ricorda il tuo blog. Tutto sempre con lo stesso nome. Allora, va bene. Orietta, grazie per essere stata con noi. Grazie mille. Buon weekend. Ma grazie a voi. Grazie. E continua così. Buona cucina. Ciao, Orietta. Grazie. Ciao. Pasticciano con il bando torna martedì, sempre qui alla stessa ora su Nostalgia. Ale, vai, che è tardi, che devi andare a lavorare. Dai, ciao. Radio Nostalgia vi ha presentato Pasticciando con il bando.